In questa lezione vediamo di dare ulteriori dettagli in merito alla distribuzione delle stelle nella Via Lattea. Già nelle lezioni precedenti avevamo visto all'incirca quali erano le componenti principali della galassia e più o meno quante stelle ci fossero appunto all'interno di questo enorme disco appiattito. Adesso vediamo di definire un pochettino più in dettaglio tutte queste caratteristiche, vale a dire vediamo di capire come effettivamente sono distribuite le stelle nella nostra galassia, e che tipi spettrali ci sono nelle varie componenti galattiche, a che velocità si muovono queste stelle, che metallicità hanno e così via. Allora, per fare questo facciamo un breve riepilogo di quelle che sono le caratteristiche generali della nostra galassia. La nostra galassia, che abbiamo detto chiamarsi Via Lattea, è diciamo un enorme ammasso di stelle disposte prevalentemente su un disco appiattito che ruota intorno ad un comune centro di gravità che è appunto il centro galattico. La nostra galassia diciamo che ha una estensione di circa 30.000 parsec, quindi da un bordo fino a quell'estremo. Quindi se noi prendiamo le stelle dell'estrema periferia della nostra galassia vediamo che sono contenute più o meno in circa 30.000 parsec. Ovviamente il centro galattico si trova a metà strada, 15.000 parsec. Il nostro Sole occupa una posizione abbastanza periferica della galassia in quanto si trova a circa 8-8,5 kiloparsec dal centro, quindi 8,5 confronto a 15 kiloparsec, più o meno ci troviamo oltre la metà del raggio della nostra galassia. La nostra galassia presenta, come abbiamo detto, un disco appiattito entro il quale c'è la maggior parte delle stelle che noi osserviamo, però in più presenta anche un rigonfiamento centrale che abbiamo definito con il nome di bulge, e all'interno del bulge stesso c'è un nucleo più compatto all'interno del quale si pensa che ci possa esistere addirittura un buco nero. Ecco, queste diciamo erano le caratteristiche essenziali della nostra galassia, quindi questo disco enorme appiattito che contiene la maggior parte delle stelle. Poi abbiamo tutto intorno a questo disco un ellissoide delle stesse dimensioni del diametro della Via Lattea che viene chiamato alone. Oltre questo alone abbiamo ancora un'altra zona che viene chiamata corona, entro la quale dovrebbe esistere la famosa materia oscura, energia oscura, che è stata messa in evidenza proprio dal fatto che le stelle non ruotano attorno al centro galattico ad una velocità come prevederebbe la teoria di gravitazione universale. Ma questo discorso lo vedremo un pochettino più in dettaglio nelle lezioni successive. Quindi allora, la galassia contiene questo disco appiattito circondato da un alone, il quale a sua volta è circondato da una corona. La corona ha un diametro più o meno all'incirca doppio di quello che è quello della nostra galassia. Passiamo allora al disco. Il disco, come avevamo accennato, è un'entità costituita da più componenti, perché avevamo visto che esistono tre tipi di dischi. Abbiamo un disco sottile giovane, un disco sottile intermedio, che qui non ho riportato per questioni pratiche di disegno, e un disco sottile vecchio. In più abbiamo ancora un disco spesso. Allora incominciamo a vedere che cosa significhi effettivamente prendere in considerazione le stelle del disco sottile giovane. Disco sottile giovane è quel disco che è praticamente attaccato al piano galattico, si eleva di poco perché lo spessore di questo disco sottile giovane si aggira in circa 200-300 parsec. Ecco, qui io ho disegnato la posizione del local standard of rest, che rappresenta
in buona sostanza anche alla posizione del Sole, in quanto il Sole è un oggetto relativamente vicino a questo ipotetico punto che si muove soltanto di moto rotatorio circolare intorno al centro galattico. Quindi loca standard or rest o Sole in questo disegno diciamo che sono la stessa cosa. Ebbene, il disco sottile giovane è questo disco che vedete disegnato con una densità interna decisamente più elevata di quello che si vede all'esterno e ha uno spessore di 200-300 parsec. Ma che cosa c'è in questo disco sottile giovane? C'è una grandissima quantità di stelle, praticamente il 90% delle stelle sono contenute in questo disco e le stelle che sono presenti appunto in questo disco sottile giovane sono tutte stelle relativamente giovani e calde e luminose, quindi appartenenti ai primi tipi spettrali, proprio perché come era stato detto precedentemente queste stelle giovani sono delle stelle che si sono ovviamente formate da poco e che hanno assorbito tutto il materiale interstellare che è stato prodotto anche in parte dall'esplosione di stelle del tipo supernove o di nebulose planetarie. Ecco perché queste stelle che si trovano nel disco sottile giovane hanno una metallicità, quindi una presenza di metalli che è superiore di circa 2,5 volte la metallicità presente nel Sole. Queste stelle si chiamano stelle di popolazione 1 estrema proprio perché sono le stelle più giovani che si possono osservare nella nostra Via Lattea e tutte queste stelle che si trovano su questo disco sottile giovane ruotano intorno al centro galattico con delle velocità differenti che si differenziano a seconda della posizione che esse occupano sul disco in funzione della distanza dal centro galattico. In particolare per le stelle che sono vicine al local standard of rest e quindi vicine al nostro Sole, si è visto che queste velocità tangenziali avvengono innanzitutto con un moto orario, se consideriamo il polo nord galattico in questa direzione, e la velocità di queste stelle si aggira sui 220 km al secondo, però con un errore di più o meno 10 km al secondo. Chiaramente stabilire esattamente la velocità delle stelle e del piano galattico, quindi del disco sottile giovane, non è una cosa facile, per cui si possono commettere degli errori. E appunto l'incertezza che si commette nel valutare la velocità tangenziale delle stelle del disco sottile giovane è appunto di più o meno 10 km al secondo. Come vi ho detto, questo è il disco meno spesso, più vicino al piano galattico, quindi molto densamente popolato di stelle. Subito dopo abbiamo un disco sottile intermedio, ma che in questa lezione salto perché poi diventerebbe difficile anche rappresentarlo in questa figura. Quindi passo decisamente alla definizione di disco sottile vecchio, che è un disco decisamente più spesso di quello precedente, infatti qui aveva uno spessore di 200-300 parsec, questo va dai 500 ai 600 parsec, ovviamente questo spessore è preso all'altezza del nostro Sole rispetto al centro galattico. Qui le stelle sono di popolazione una più vecchia, vale a dire che incominciamo a vedere stelle di tipi spettrali più avanzate rispetto a quelli che avevamo visto nel disco sottile giovane. E al tempo stesso la velocità tangenziale delle stelle del disco sottile vecchio, che rappresenterebbe questa parte che vedete esterna al disco sottile giovane, quindi sono queste due fascette che sono praticamente affiancate al disco sottile giovane, ebbene queste
stelle innanzitutto incominciano a orbitare non più su orbite più o meno circolari, ma leggermente ellittiche e un pochettino inclinate, per cui queste stelle sono anche delle stelle che hanno appunto dei tipi spettrali leggermente più avanzati. Però proprio per il fatto che sono stelle che non giacciono esattamente o quasi sul piano galattico, ecco che noi incominciamo a osservare delle velocità tangenziali leggermente più basse di quelle del disco sottile Giovane. Infatti qui vediamo che la velocità media di queste stelle, chiaramente intorno al centro galattico, ma poste più o meno alla distanza del nostro Sole, si attesta su circa 200 km al secondo. Però, come vedete disegnato qui, l'errore con cui si misura la velocità di queste stelle è decisamente più elevato, perché qui avevamo un 10 km al secondo di errore, mentre qui abbiamo un 30 km al secondo. Quindi, man mano che noi ci allontaniamo dal piano galattico, le velocità tendono a diminuire, quindi le velocità tangenziali delle stelle intorno al centro galattico tendono a diminuire, ma nel contempo aumenta anche l'errore, quindi l'indeterminazione sulla velocità. Come abbiamo detto, sono stelle di popolazione 1 vecchia e hanno diciamo una quantità di metalli leggermente più bassa del Sole. Infatti qui ho riportato che l'indice di metallicità è praticamente un decimo della metallicità presente nel Sole. Ebbene, in questo disco, praticamente considerando sia il disco sottile Giovane, quello intermedio e quello vecchio, ebbene, dentro tutta questa fascia abbiamo più del 90% di tutte le stelle presenti nella nostra galassia. Quindi diciamo che in questa fascia abbiamo la quasi totalità delle stelle che noi effettivamente possiamo osservare. In questo disco sottile noi abbiamo non soltanto le stelle come abbiamo visto, ma abbiamo anche delle nubi di gas, quindi del gas costituito da gas allo stato neutro o allo stato ionizzato e delle polveri. Ebbene, la percentuale dei gas presenti nel disco sottile è attestata intorno al 99%, mentre soltanto l'1% è dato dalle polveri. Ecco, diciamo che questa è la zona in cui si ha la maggiore quantità di gas e di polveri rispetto a tutto quello che è presente nella galassia. Facciamo un salto ulteriore e passiamo alla definizione del disco spesso. Il disco spesso, come si può vedere, io l'ho disegnato in questa maniera, con questa barra così elevata, ha uno spessore, dicevo, di circa 2000-2500 parsec. Quindi diciamo che il disco spesso in realtà poi è la parte che eccede il disco sottile. Ecco, in questo caso noi vediamo che la velocità di rotazione delle stelle si aggira questa volta su 150 km al secondo, però con un errore addirittura doppio di quelle del disco sottile vecchio. Qui abbiamo 60 km al secondo. La popolazione stellare è la popolazione seconda intermedia, quindi incominciamo già ad avere stelle dei tipi spettrali più avanzate e quindi sono stelle che sono in genere povere di metalli, quindi noi abbiamo all'incirca un decimo fino a un centesimo circa della metallicità solare. Tengo ancora a precisare una volta che la differenziazione tra disco sottile giovane, disco sottile vecchio e disco spesso è più una questione formale che reale, perché chiaramente non esistono, come abbiamo già detto, delle linee di demarcazione che ci fanno passare automaticamente da un disco all'altro, ma c'è una specie di continuità. Però ai fini pratici si è visto che si possono suddividere in
queste categorie, in queste componenti, anche perché si vede che ci sono delle stelle di disco spesso che per le loro orbite relativamente inclinate rispetto al piano vanno ad attraversare il disco sottile e di conseguenza a seconda della metallicità che hanno queste stelle uno può dire se effettivamente una stella che sta nel disco spesso effettivamente del disco spesso o è di alone oppure una stella che sta nel disco sottile poter affermare che quella stella è veramente del disco sottile oppure è una stella del disco spesso che sta attraversando il disco sottile. Quindi queste definizioni sono diciamo state adottate proprio per differenziare i vari tipi di stelle che appartengono ai vari dischi.